Eccomi qui, ciao a tutti. Allora, oggi mi lamento perché è da un po' che non mi lamento, giusto? E allora sentivo il bisogno. Mi lamento delle zone 30. Adesso vi spiego perché. Allora, a parte che nel mio paese ce n'è una, zona 30, che attraversa proprio l'intero paese, la parte centrale di Castello Brianza, e adesso tra l'altro l'amministrazione ha fatto sapere che vuole allungare questa zona, che secondo me è già lunga, no, ma la vogliono allungare ancora. Però io non parlo solo di questa, parlo in particolare delle zone 30. Secondo me non hanno proprio senso, non hanno senso, e ci si prende in giro quando le si mette perché? Perché sanno tutti che nessuno rispetta quel limite orario per il semplice fatto che è irrispettabile. Allora, 50 all'ora è il limite all'interno dei centri abitati. Quello bisogna far rispettare. Allora, metti un vigile o metti un autovelox, fai quello che vuoi, dai un po' di multe per un po' di giorni, si sparge la voce. Chi va più di 50 all'ora, perché lì sì che diventa pericoloso, prende la multa, vedrai che dopo un mese nel centro paese vanno tutti a meno di 50 all'ora perché sanno che altrimenti prendono la multa. E 50 all'ora nel centro paese è giusto, è logico che se ti impongono di andare a 50 all'ora sulla superstrada, sull'autostrada, non va bene, ma in un centro paese va bene. 30 all'ora è impossibile, è pianissimo. Io l'ho fatto, ho detto adesso faccio attraverso tutto il centro di Castello Brianza a 30 all'ora. Allora, risultati sono stati due. Primo mi hanno suonato e io avevo una vergogna immane, ma ho detto no, io vado avanti e la faccio tutta a 30 all'ora e la fa un bagno. Anche perché quelli di Castello lo sanno che lì è zona 30, ma uno che viene da fuori, magari manco vede il cartello, va e semplicemente ti vede andare a 30 all'ora e ti suona. Quello che farei io se vedo uno che va in strada a 30 all'ora, non c'è davanti nessuno, non c'è colonna, e dico allora veniamo a uno, no. Comunque finché mi hanno suonato va bene. A un certo punto uno però mi ha superato. Lì sì che diventa pericoloso, perché superare in centro paese dove magari c'è la curva, non vedi bene se arriva qualcuno, no, non è successo niente, però lì sì che diventa pericoloso. Allora, la zona 30 è pericolosa se la rispettassero le persone, perché o almeno qualcuno cercasse di rispettarla, come ho fatto io. Perché poi succederebbero i casini. Bisogna mantenere la zona, non la zona, bisogna mantenere il limite di 50, che è quello effettivo, e bisogna fare rispettare quello. Cioè la zona 30 la puoi mettere in un posto dove c'è la stradina strettissima, si fa fatica a passare in due, allora sì, lì che metti zona 30, ma perché tanto più di 30 probabilmente non riusciresti ad andare. Quindi io su questa cosa sono assolutamente contraria. E sono contraria sul fatto che si spendano soldi pubblici per questa cosa, per i cartelli, per poi mettere i dossi, perché poi i dossi si rompono, si tolgono, un sacco di soldi che potrebbero essere usati sicuramente in un modo migliore. E non lo so, mi piacerebbe vedere i vostri commenti, non li chiedo mai i commenti, però stavolta mi piacerebbe vedere i commenti perché voglio capire se sono solo io che la penso così. Perché, ripeto, quando è stata messa qui a Castello Brianza ho proprio pensato, improponibile questa cosa. Adesso che mi vengono a dire, no, la vogliamo allungare, e nessuno la rispetta, perché io passo, non c'è nessuno che va a 30 all'ora lì. Quindi vuol dire veramente anche prendere per il sedere i cittadini, perché c'è una cosa che non viene rispettata e si dice, no, adesso la allunghiamo perché funziona. Funziona cosa? Ma cosa funziona? Va bene, no comment, ho finito la mia lamentela del giorno. Provate a dirmi cosa ne pensate. Ciao a tutti!